Nel 2013 sono stata eletta Miss Italia. Da allora vivo con la valigia in mano. È un mondo nuovo che affronto con grande passione. La passione è alla base di ogni mio piatto. Ho ancora un ricordo vivo di quando ho ricevuto la stella Michelin. È stata una grande soddisfazione, anche un grande successo. Il successo ha cambiato la mia vita, ma non i miei obiettivi. E fin da piccola uno di questi era imparare a cucinare. Imparare a cucinare allarga la mente. Per questo ho creato Coquis, la mia scuola di cucina. E poi si possono fare incontri molto interessanti. Buongiorno e benvenuti con me ed Angelo Troiani, qui a Gustibus ai Fornelli dell'Ateneo della Cucina Italiana Coquis. E io sono curiosa di sapere cosa ci cucini oggi, Angelo. Oggi ho preso un po' di cose, soprattutto della colazione, innanzitutto. Ah, ho aperto la credenza di casa e ho detto, che posso recuperare? E quindi ho preso un formaggio e una caciotta. Voglio farla cotta, in crosta, voglio dargli una croccantezza. E l'ho fatta con il cornflakes. Diciamo, gli ho dato un pochino più di sprint. Con cosa? Con semi di sesamo, semi di coriandolo, riso soffiato e grani di senape. Però vedo veramente poi, tanti ingredienti, poi ad esempio vedo l'anduia, che con le fragole non è un abbinamento scontato. E questa sarà la salsa. Ho pensato di fare, ho chiamata ketchup di anduia e fragole. Beh. Sì, perché il colore lo riprende, una parte dolce ce l'ha, una parte molto salata ce l'ha e quindi nel mio immaginario ho detto, può assomigliargli. Non voglio dimenticare gli spinaci che sono il contorno e il bianco d'uovo che mi serve a legare questi ingredienti, a incollarli. Dunque, il primo passo è quello di prendere gli spinaci, pulirli e poi andarli a ripassare in padella. Non li sbollento, li faccio direttamente in padella con un goccettino di olio, così ho, diciamo, un sapore più deciso. Ok. Gli diamo una sciacquatina. Quindi con un goccettino di olio. Vediamo di metterli in pentola. Immagino che siano poco come sul solito. Sì, sì, molto poco. Ok, ci mettiamo soltanto un pizzico di sale. E cuociono davvero in poco tempo. Poi, prossimo passo, andiamo a legare i cornflakes. Quindi prendo... Col bianco nuovo abbiamo detto. Sì, sì, sì. Cosa vuol dire legare i cornflakes? Ti faccio vedere. Intendi proprio riuscire a farne dei... Sì, guarda, faccio... Li rompo un pochino. Ora. Questi cosa sono? Questi sono i semi di sesamo. Coriandolo. Diciamo nella parola tecnica è pralinare. Poi li passo in forno, li vado a tostare. Quindi il bianco d'uovo ne basta davvero poco. Così. Bene. E ora l'inforno. Beh, tu li inforni, invece mi dedico al primo servizio di oggi. Infatti adesso internet è diventato l'accesso ai mercati internazionali e nel servizio che state per vedere parliamo di un'azienda che aiuta le piccole realtà dell'agroalimentare a proporre le loro storie e la loro qualità proprio in rete. Vediamolo insieme. L'agricoltura è uno dei settori più antichi e fiorenti del nostro paese e con oltre 1,5 milioni di aziende agricole e ben 17 milioni di ettari destinati alla coltivazione, rappresenta uno dei propulsori del Made in Italy. Non tutti sanno però che l'agricoltura in Italia sta diventando uno dei comparti più innovativi e dinamici, artefice di una vera e propria rivoluzione culturale che passa attraverso la tecnologia. Il primo principio è una startup cooperativa che ha sede nel Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna ad Alghero e nasce per offrire vantaggi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alle imprese del settore agroalimentare. In anni di ricerca e sviluppo abbiamo realizzato Virtual Zero, soluzione tecnologica per il chilometro zero virtuale.
Con Virtual Zero vogliamo offrire al consumatore la possibilità di sperimentare un'esperienza d'acquisto tipica del chilometro zero a distanza. Virtual Zero consiste in una serie di sensori wireless che vanno installati in campo sul luogo di produzione insieme a telecamere ad alta definizione e una piattaforma web che veicola i contenuti. Questi dati reali, veramente presi sul posto di produzione, insieme ai contenuti multimediali, vanno a creare la carta d'identità digitale del prodotto. Da una parte, con la raccolta dei dati in campo, supporta il produttore nella gestione ottimale del processo di produzione, quindi ottimizzando i costi e migliorando la qualità. E dall'altra gli dà gli strumenti per un marketing innovativo che va al di là della comunicazione tradizionale e racconta la vera storia del prodotto. Una storia le cui radici talvolta si perdono nel tempo. È il caso di un'eccellenza come l'olio extravergine d'oliva, prodotto di punta dell'azienda agricola Mandurino, nel cuore del Salento. La mia azienda agricola produce olio extravergine di oliva ed è tramandata da tre generazioni. La tipologia degli alberi che abbiamo è l'oglialora e la cellina. Dalle materie prime ai processi di produzione e lavorazione, ogni fase è realizzata nel rispetto della tradizione. Dalla raccolta delle olive all'estrazione dell'olio non devono passare più di 8 ore. In questo modo si riescono a mantenere tutte le proprietà organolettiche. Una storia di qualità e genuinità tramandata di padre in figlio. Io sono la nuova generazione che ha preso in mano le redini dell'azienda ed ha cercato di scommettere su un progetto altamente innovativo. Prodotto d'Italia, l'export a chilometro zero, nasce dalla collaborazione assieme alla startup di Alghero Primo Principio, grazie alla quale è stata messa a punto la filiera trasparente chilometro zero virtuale. Oggi più che mai i consumatori finali hanno bisogno di informazioni dettagliate riguardo i prodotti e tramite il chilometro zero virtuale è possibile comprendere come, dove e da chi il prodotto viene realizzato. Un prodotto non a caso definito oro verde, amato e apprezzato anche all'estero, tanto da garantire un fatturato export di 1,3 miliardi di euro. Nel 2015 l'azienda vola alla volta del Giappone. Grazie alla qualità del prodotto e alla trasparenza della filiera, abbiamo vinto il primo premio del concorso Valignano, indetto dalla Camera Italiana del Commercio in Giappone. Protagonista di tale innovazione è OYU, il primo olio extravergine d'oliva a filiera trasparente. Il nome del prodotto OYU è un gioco di parole tra il termine dialettale OYU, che vuol dire appunto olio, e il termine inglese YOU, riferito al consumatore finale, ovvero a tutti voi. Angelo, sei stato di parola perché gli spinaci effettivamente hanno avuto una cottura veloce. Sì. E adesso li metto da parte perché procediamo con la salsa. Sì, prendiamo un pochino d'anduia. Ora il caldo l'ha resa anche bella cremosa e gli ha dato ancora di più un bell'aspetto. Già lo aveva, ma il caldo con questa cremosità gli è anche un buon odore, sì. Confermo. Allora, possiamo farla partire, ne metto un altro pochino. Insomma, mettiamo la parte interna dell'anduia in un pentolino. Sì, è davvero un salume straordinario. Ora, rosoliamo appena appena e poi ci metto dentro le fragole. Faccio cuocere un pochino, metto un pochino di acqua e poi andiamo ad emulsionare con un goccettino di olio e questo è il nostro ketchup. Non è un accoppiamento quotidiano, tradizionale, usuale? Ma vedi, non insomma, è... Insomma, con caso... che dinamiche li hai accoppiati? Con che criteri? Dunque, non li ho accoppiati per abbinarli. Mi ho fatto diventare un unico elemento che va ad abbinarsi al formaggio. Bene. Mi diverte molto di più creare delle contrapposizioni anziché mettere insieme degli elementi che sono molto simili. Faccio un esempio: melanzane e lumache o funghi. Ok. Non mi viene di fare un piatto con questi tre elementi insieme perché sono troppo simili. Troppo simili. Ok, invece funziona meglio, un piatto è più divertente quando creiamo delle contrapposizioni, quindi se abbiamo acidità cerchiamo la dolcezza, se abbiamo la salinità cerchiamo una parte zuccherina. Non è una regola ferrea, non è un calcolo matematico,
Però se giocato bene, con un po' di esperienza, con tanta passione e un po' di gusto, spesso funziona. Sono curiosa di scoprire come sarà questo abbinamento, allora. Allora, mi hai detto dopo che abbiamo rosolato, fermiamo la cottura. Sì, non voglio portarla avanti. Non rosolato, gli ho dato temperatura, ma non ho rosolato. Adesso mi hai detto che dobbiamo tagliare le fragole. Adesso dobbiamo metterci le fragole, sì, le abbiamo sciacquate. Quindi tagliamo grossolanamente le fragole, le spezzo. Non è necessario ridurle in poltiglia, insomma. No, vanno in cottura, quindi. Siamo nella stagione delle fragole. E ora le fragole, io sono abituato alle nostre fragole di Terracina, però mi sembra che queste non siano fragole proprio nostre. No, non esattamente, però sono comunque italiane, perché sono fragole, pensa che arrivano dalla Basilicata, da un'azienda che aderisce alla spesa in campagna della CIA. E guardate con noi questo servizio dedicato alle fragole Candonga. Si sa, è uno dei frutti più amati da grandi e piccini, ma per chi ricerca sempre i gusti più ricchi e autentici, è bene sapere che le fragole non sono tutte uguali. Proprio in questo periodo, ad esempio, se ne produce una tipologia molto speciale, grossa, profumata, dalla polpa rossa e croccante. È la fragola Candonga, una preziosa tipicità della terra lucana. La Candonga è diventata fragola di Basilicata perché qui ha delle caratteristiche organolettiche particolari dovute al clima che c'è nella nostra zona. Riconoscere la Candonga è molto facile. La sua forma conica allungata, il colore rosso brillante e gli acheni piccoli e ben visibili in superficie la rendono riconoscibile tra mille già solo alla vista. Le particolari tecniche di coltura ci regalano un frutto di altissima qualità, bello oltre che buono, merito dell'esperienza delle raccoglitrici che raccolgono e selezionano la fragola Candonga rigorosamente a mano. Adesso stiamo facendo la raccolta delle fragole in campagna, dove viene anche confezionato il prodotto, pronto per essere messo sul mercato. Apofruit è una cooperativa agricola che associa su tutto il territorio nazionale. Noi utilizziamo solo frutta italiana riveniente dalle aziende dei nostri soci. Oggi noi stiamo vedendo la lavorazione della fragola Candonga della Basilicata. Abbiamo 15 soci produttori con 100 ettari di produzione, con 40.000 quintali di prodotto che noi mettiamo sul mercato. La nostra produzione viene commercializzata per la maggior parte nella grande distribuzione, sia italiana che estera. E abbiamo dei soci che raccolgono in giornata e quindi noi abbiamo una filiera molto corta, siamo nelle condizioni di conferire il prodotto al mercato il giorno dopo. Freschezza e genuinità sono ciò che distingue la buona agricoltura italiana e sicuramente rappresentano l'impegno della Confederazione Italiana Agricoltori e dell'Associazione La Spesa in Campagna, che ci hanno accompagnato con le loro aziende nel corso delle diverse puntate. Abbiamo voluto dimostrare uno spaccato di quello che sanno fare gli agricoltori italiani, gli agricoltori della CIA e di Spesa in Campagna. Abbiamo voluto portare alcuni esempi della biodiversità, che è l'elemento a cui più teniamo, perché crediamo che l'agricoltura italiana attraverso la biodiversità possa esprimere al massimo le proprie potenzialità. Ecco, questo abbiamo voluto fare. Io credo che in qualche modo ci siamo riusciti. Proseguiremo all'Expo. All'Expo noi abbiamo le migliori aziende, le migliori produzioni nel padiglione della biodiversità, avremo la possibilità di far vedere ai ragazzi quanto l'Associazione Spesa in Campagna, la CIA, Turismo Verde siano capaci di rappresentare, di servire tutti quei cittadini, quei consumatori che vogliono avvicinarsi
al mondo della produzione, quella buona, quella sana, quella giusta, che è poi tutta l'agricoltura italiana. Mentre Angelo continua a dedicarsi alla sua salsa di fragole, appunto, e di nduja, noi ci vediamo tra pochissimo, sempre qui con questa gustosa ricetta su Gustibus. Bentornati a Gustibus, io mi trovo qui a spiare Angelo che ci sta facendo vedere come preparare un piatto molto particolare, con un sugo di nduja e di fragole, con il formaggio, cornflakes, c'è veramente di tutto. Allora, fammi capire qui che cosa abbiamo fatto. Ne abbiamo passato, amalgamato la nduja con le abbiamo fragole tagliate. Abbiamo scaldato la nduja, l'abbiamo fatta sciogliere, ho messo acqua, fragole e ho fatto cuocere. Adesso non faccio altro che emulsionarla e poi passarla. Beh, quindi immagino che il prossimo passo sia dedicato, certo, al mio caro mini pimer. Così. Appena appena. Solo proprio una questione di gusto. Continua. Angelo, credo proprio che la salsa abbia preso ormai un'altra consistenza. Sì, è bella cremosa. La passiamo. Adesso la passiamo. Così togliamo i pezzetti di peperoncino se sono rimasti ancora un pochino grossolani. E i semini e quant'altro. Il prossimo passo invece qual è? Prossimo passo, adesso dobbiamo prendere la caciotta, la tagliamo, la facciamo come un bastoncino, diciamo, la scaldiamo un attimino prima, così si attacca alla panatura, la paniamo con questa crosta di cornflakes e la doriamo. Perché la caciotta? Se ad esempio volessi prendere un altro formaggio, con cosa potrei... Ah beh, possiamo sbizzarrirci come vogliamo, però io ho voluto la caciotta perché la caciotta di pecora, insomma, ha una bella personalità, mi piaceva sentire un formaggio di gusto. Presente. Sì. Allora, togliamo la parte esterna della fetta e poi vai a scaldarla in padella o in sì, forno? No, in padella. La pareggio, la faccio diventare regolare, un taglio regolare, così. Prima di dedicarci del tutto al formaggio, io vorrei tornare a parlare di un altro degli ingredienti di oggi. I salumi in Italia, si sa, ne abbiamo moltissimi e la nduja è uno di questi. Molti di loro sono DOP, quindi denominazione d'origine protetta, oppure IGP, quindi l'indicazione geografica protetta. E il loro export in Europa va sempre meglio. Insomma, vi invito a vedere e a scoprire meglio questo mondo assieme a me nel prossimo servizio. Se si parla di gusto, un posto d'onore nelle preferenze degli italiani spetta da sempre ai prodotti di salumeria. La selezione e il controllo delle materie prime, il processo produttivo e la sapienza antica che si tramanda di generazione in generazione sono gli ingredienti alla base dei tanti salumi che caratterizzano la nostra tradizione gastronomica. Prodotti dalla qualità indiscussa, come testimoniano le certificazioni DOP e IGP che spesso fregiano queste produzioni. I nostri prodotti tutelati, DOP e IGP, sono molto importanti nel panorama distributivo e di consumo in Italia. C'è un programma proprio di promozione che all'interno dei punti vendita della grande distribuzione italiana guida il consumatore a capire dove all'interno del punto vendita potrà trovare il prodotto tutelato DOP o IGP. L'Italia è infatti il primo paese europeo per numero di produzioni tutelate. I dati di mercato ci dicono che i consumatori moderni riconoscono e apprezzano questa qualità e anche il mercato estero risulta sempre più attratto da prodotti di lunga tradizione, con caratteristiche specifiche legate all'origine territoriale. I prodotti di salumeria sono importanti sia per i valori che hanno a livello di nutrizione, ma sono anche molto importanti per i volumi, i numeri che esprimono
nella presenza anche sui mercati esteri. La maggior parte del prodotto esportato sicuramente sono i prosciutti, vanno su tutti i mercati. In Europa c'è una più larga libertà di diffusione del prodotto, nei mercati extraeuropei c'è la dinamicità delle aziende che sono riuscite negli anni a conquistare delle quote di mercato, c'è l'aiuto da un punto di vista diciamo governativo istituzionale per aiutare le aziende ad affrontare i mercati. Noi ci orientiamo a questo, a cercare sempre di aumentare la presenza dei salumi italiani in tutto il mondo. Angelo, hai tirato fuori i tuoi cornflakes, come dire, amalgamati con l'albume d'uovo e effettivamente sono tostati. Sì, sono tostati e li ho un pochino incollati insieme. Ora, bene. Passo successivo è questo. Possiamo dedicarci finalmente al formaggio. Sì. Allora, potevo decidere di mettere farina, uovo, creare no, come una sorta di panatura come si fa per la carne, per il pesce, ma ho pensato di non sovrastrutturarlo, di non appesantirla di più la ricetta. E quindi cosa faccio? Faccio così. Metto il formaggio sul sauté caldo, antiaderente. Lo faccio appena sciogliere, okay. Così diventa colloso. Ok. E utilizzerò questa parte più esterna da poter avvolgere, fammi un po' indovinare, con i cornflex. Sì. Mi fa anche un pochino di consiglio, li metto tutto dentro, perché poi quando andiamo a rosolarlo diventa tutto molto, molto croccante. Ci siamo. Così. Insomma, bello e buono questo piatto. Beh, diciamo appetitoso, sì. Appetitoso e divertente, forse lo definirei. Sì, sicuramente. Tra l'altro lo sto vedendo che è un piatto anche molto veloce, molto fattibile, sì, quindi sì, magari sì. Anche se si ha gente a cena, si ha poco tempo, qualcosa di particolare. Poi hai detto bene, le fragole sono di stagione, quindi chi ha tempo non perda tempo. Certo. Allora, adesso appena un goccettino di olio. Per far che cosa? Per dare più per caramellizzare, diciamo, di più, per durare di quindi più la parte esterna. Quindi passerai nuovamente questo, come vogliamo chiamarlo, tocchetto di formaggio all'interno, sì, della panatura. Sì, sì, okay. Sì. Adesso l'abbiamo semplicemente panato. Sì. Adesso dobbiamo renderlo croccante. Così. Ora, in poco tempo. La duratura è molto veloce, la temperatura non deve essere una temperatura troppo alta, il calore deve entrare dentro piano piano, altrimenti se è troppo violento si comincia a sciogliere la parte esterna e poi il cornflakes va dentro il formaggio, insomma, e non funzionerebbe più, non succede più quello che io voglio. Immagino. Sì, se lo tengo ancora un quarto d'ora, sì. Ok. Così, come comincia a prendere calore... Lo giri. Lo giriamo, sì. Comunque tra spinaci, fragole, formaggio abbiamo visto tanti fiori all'occhiello in giro per l'Italia. E tra i prodotti più antichi della nostra tradizione culinaria ce ne sono alcuni estremamente gustosi, realizzati ancora oggi secondo la ricetta originale. Noi siamo andati a Modena, terra d'elezione per una delle eccellenze gastronomiche del nostro paese. Curiosi? Vedete con me questo servizio. Sono tra i prodotti più antichi della salumeria italiana e devono la loro fama all'origine geografica dei luoghi dove ancora oggi vengono tradizionalmente prodotti. Lo zampone Modena e il cotechino Modena IGP nascono infatti oltre 500 anni fa negli omonimi territori emiliani, grazie all'intuizione di insaccare le carni macinate di suino nella cotenna e nelle zampe per garantirne la conservazione per lunghi periodi. Intuizione che nel corso del tempo ha fatto di questi illustri insaccati due delle preparazioni gastronomiche più tipiche e apprezzate del bel paese, preparate ancora secondo la ricetta tradizionale. La certificazione IGP assicura infatti che lo zampone Modena e il cotechino Modena siano proprio quelli nati dalla sapiente miscela di carni e aromi in uso nel lontano Rinascimento. Questo prodotto viene confezionato, viene prodotto secondo le tradizioni, secondo un disciplinare, secondo un manuale ben preciso e soprattutto deve venire prodotto in una zona ben delineata che rispetti le vecchie tradizioni che comportano questo prodotto.
Alla base delle due specialità ci sono solo pochi ingredienti: carne magra di maiale, cotenna, guance, spezie e sale. La differenza sostanziale, diciamo che è nell'involucro esterno, perché le carni più o meno sono le stesse. L'unica cosa è che nello zampone, che è un chilo, viene insaccato nella pelle anteriore del maiale, mentre il cotechino viene insaccato in un budello naturale, un budello collagenico, e possiamo avere dei prodotti sui 300 grammi o anche 500 grammi. Considerati comunemente alimenti grassi, lo zampone e il cotechino Modena IGP sono in realtà caratterizzati da valori nutrizionali ben bilanciati. Grazie all'evoluzione dei sistemi di produzione e ad una scrupolosa attenzione alla qualità delle materie prime, il contenuto di sodio e quello lipidico si sono notevolmente ridotti in favore di un aumento della percentuale di proteine pregiate. E oggi, grazie all'alimentazione dei suini, abbiamo delle carni e dei maiali che sono molto più magri. Perciò, oggi come oggi, 100 grammi di zampone di cotechino corrispondono a 250 calorie, che sono le stesse calorie che si ottengono in un piatto di pasta scondita o 100 grammi di mozzarella. Il nostro prodotto viene accomunato alle feste di Natale, l'ultimo dell'anno. Un prodotto che ormai, secondo le linee nutrizionali moderne, può essere consumato durante tutto l'anno, specialmente il cotechino, che sono delle porzioni piccoline. E ci sono tantissime ricette in cui vengono presentati questi nuovi piatti per poter essere consumato durante l'anno. A sottolineare la versatilità di impiego dei due prodotti al di là delle tradizionali festività, il concorso nazionale indetto dal Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, che invita gli alunni degli istituti alberghieri a cimentarsi nella creazione di nuove e originali ricette, sensibilizzando così i giovani cuochi del domani a conservare quell'identità gastronomica e culturale che rende grande l'Italia. Beh, croccante, morbido, direi che è pronto. Sì, vedi, ha cominciato a perdere un pochino la forma, vuol dire che si è scaldato, vuol dire che sta sciogliendo e quindi ci siamo. È arrivato il momento. Sì. Adesso, facciamo così. Ora lo possiamo impiattare. Angelo, tu stai impiattando, come giustamente dici, e io allora ne approfitto per ricapitolare un pochino i vari passaggi di questa ricetta. Va benissimo. Per la gustosa ricetta di oggi, Angelo ha scaldato in padella gli spinaci con olio e sale, composto un mix di semi, cornflakes e riso soffiato, bagnati con un po' di albume d'uovo e poi infornato. Ci siamo dedicati alla salsa scaldando l'anduia ed aggiungendo le fragole tagliate a pezzi. Frullato poi la salsa stessa e passata per renderla quanto più omogenea. Abbiamo messo via i cornflakes pralinati dal forno, scaldato su ogni lato il bastoncino di caciotta e fatto aderire la panatura al formaggio. Angelo ha poi dorato nuovamente in padella con un po' d'olio, fatto scaldare a puntino e vedo che ha anche impiattato. Sì. E che impiattamento, Angelo! Beh, posso assaggiare? Se proprio insisti. E allora vedo un attimino di recuperare una forchetta. Sì. Intanto però, se voi volete rivedere tutti i passaggi di questa ricetta o di tutte le altre ricette di Angelo qui a Gustibus, andate sul sito www.lasette.it/gustibus e soprattutto non perdetevi la nostra nuova ricetta la settimana prossima, sempre qui, domenica alle 11, con me, con Angelo, con Gustibus. Buon pranzo e buona domenica. Ciao, questa è la tua. Grazie.